nuove deleghe al Comune di Napoli. I medici italiani per il Nobel. Anna Tatangelo testimonial per la prevenzione. Consegnato il premio Testimonianza 2021. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Napoli News. Apriamo il giornale parlando di politica e del nuovo assessore presente all'interno della Giunta dei Magistris. Si tratta di Donatella Chiodo, ex numero uno di Mostra d'Oltremare. Da ieri nuovo assessore al welfare del Comune di Napoli. Che il welfare e la cultura siano sempre state spine nel fianco dell'amministrazione De Magistris lo dimostrano i tre assessori per parte cambiati in 10 anni dal sindaco. Oggi al Maschio Angioino la consegna nelle mani di Donatella Chiodo e Anna Maria Palmieri dei due assessorati scomodi. L'ex numero uno di Mostra d'Oltremare e l'assessore all'istruzione, unica superstite del primo De Magistris, hanno raccolto l'eredità di Monica Buonanno e della dimissionaria Eleonora De Maio. Il sindaco chiede lavoro e abnegazione alla sua squadra per questi ultimi mesi di governo arancione a Palazzo San Giacomo, in vista di un'estate che deve garantire a Napoli servizi efficienti per i cittadini e un salto in avanti per il mondo della cultura che, a detta del sindaco, farà molto rumore. Noi non ci aspettavamo le dimissioni dell'onore De Maio, quindi ho riflettuto un po' in questi giorni, sono molto contento di questa scelta che dà armonia alla squadra. La cultura e al turismo Anna Maria Palmieri è un segnale importante, è una donna di cultura. Poi mettere insieme cultura e scuola in questo momento è un segnale all'Italia, non solo alla nostra città. Due settori sui quali non c'è stata la dovuta attenzione di molte regioni, compresa la nostra e del governo nazionale. E poi contento di Donatella Chiodo che si occuperà di tutto il comparto delle politiche sociali. No, io non sono preoccupato per il bilancio, sono preoccupato del fatto che abbiamo pochi giorni per prepararlo, il bilancio, perché i comuni stanno senza soldi. Se lei si riferiva alla maggioranza, ai numeri, no. Io penso faremo un buon lavoro, perché io anche ieri, ma anche in questi giorni, ho molto apprezzato la volontà della maggioranza ampia dei consiglieri comunali di voler continuare, ognuno col proprio ruolo, a dare un contributo alla città. Credo questo è il segnale che si aspetta la città, sono tante cose da fare. Donatella Chiodo subentra quindi a Monica Buonanno e ancora prima a Roberta Gaeta nella gestione del welfare, che da sempre ha visto fare i conti la città con carenza di fondi e strutture adeguate. Ai nostri microfoni le aspettative del neo assessore. C'è poco tempo, lo so, però sono abituata a lavorare tanto e quindi mi dedicherò veramente con il massimo dell'energia a seguire queste deleghe, che sono due, cioè che sia il welfare ricompattato e anche la trasformazione digitale. Secondo me sono, come ho detto anche prima, in una lettura importante rispetto a come si può affrontare la crisi, guardando avanti e guardando anche chi si trova in situazioni di debolezza e deve essere affiancato e sostenuto sempre. E continuiamo il giornale parlando dell'emergenza coronavirus. Ieri il bollettino dell'unità di crisi regionale parlava di 21.100 tamponi esaminati, con 2.045 nuovi positivi, 52 purtroppo ancora i decessi nelle ultime 48 ore, 2.080 i guariti, con una curva di incidenza che si attesta al 9,6%. Intanto i medici italiani sono stati proposti per il Nobel alla Pace 2021 e a Napoli è già partito un progetto Angeli in Corsia proprio per spingere questa candidatura. Noi siamo qui a leggerti negli occhi le paure, a dirti una bugia che sa d'amore. Quando ti senti perso e sei più solo, continuo a dirti che ce la farai.
personale sanitario italiano è stato il primo nel mondo occidentale a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria, nella quale ha ricorso ai possibili rimedi di medicina di guerra, combattendo in trincea per salvare vite, spesso perdendo la loro. Con questa motivazione, medici, infermieri, OSS, chirurghi italiani sono ufficialmente candidati al premio Nobel per la pace 2021. Sulla scorta di questa nomination nasce il progetto Angeli in Corsia, che prima di diventare una canzone è un progetto di solidarietà a un anno dalla pandemia da Covid. Direttore artistico e vero deus ex machina del progetto artistico il cardiologo Gianni Napolitano. La canzone Angeli in Corsia è stata interpretata da Gianluca Capozzi con una band di 8 musicisti, con gli arrangiamenti e la direzione di Gianni Cuciniello. Gianni Napolitano ai nostri microfoni spiega il perché di questa iniziativa. È una canzone che ha voluto ricucire tutto quello che abbiamo vissuto in questo anno ed è nata una sera d'estate, di fine estate, quando ci siamo accorti che stava risalendo la seconda ondata della pandemia e, stando con i miei amici di sempre, tra cui Sally Monetti, feci leggere la lettera del nostro direttore generale, dottor Antonio D'Amore, a Sally, che è noto un po' a tutti nelle sue capacità di rendere musica delle parole fantastiche, e insieme a Bruno Lanza dissi: vi devo lanciare una sfida, vorrei tirar fuori una canzone che possa rappresentare una sorta di simbolo, di inno per tutti quelli che siamo in prima linea e stiamo combattendo questa guerra terribile, e la stiamo vivendo ancora, che è una guerra terribile, e fare in modo che non si parla sempre soli di statistiche, di tamponi, di situazioni sempre molto amare e fredde, ma attraverso la musica veicolare delle emozioni che noi abbiamo vissuto e le continuiamo a vivere nei nostri reparti. Della nostra vita si conosce molto poco del lato umano, si conosce soltanto la parte tecnica e professionale, ma ripeto, sotto i nostri camici ci sono dei cuori e c'è un'anima. Tra le varie conseguenze, la pandemia Covid ha diminuito sensibilmente le visite ospedaliere per controlli a scopo preventivo. Per questo motivo, l'unità di dermatologia dell'azienda ospedaliera universitaria della Federico II di Napoli ha voluto la cantante Anna Tatangelo come testimonial della campagna di comunicazione «Una visita dermatologica può salvarci la vita», sul valore della prevenzione nel campo della lotta ai tumori e delle altre malattie della pelle. Una mia amica però è stata fortunata, perché grazie alla prevenzione è riuscita a togliere un melanoma in maniera molto veloce, perché se fosse andata avanti sarebbe stato un pochino più problematico. Quindi sì, anch'io insieme a mio figlio ogni anno cerchiamo sempre di ritagliarci un momento in cui andiamo a fare un controllo, e è giusto così. Ad accogliere l'artista, la professoressa Gabriella Fabrocini, direttore dell'unità di dermatologia, e la presidente della scuola di medicina e chirurgia della Federico II, Maria Triassi. La gente è spaventata, c'è un momento di pandemia, di disorientamento, le strutture sanitarie risultano essere forse meno accessibili. Noi vogliamo, nell'ottica dell'azienda Federico II, dare un messaggio di positività. Bisogna venire, abbiamo rispettato tutti i protocolli di sicurezza, oggi più che mai non bisogna dimenticare una patologia o l'attenzione alla propria cute per paura. È importante che personaggi noti, che personaggi esposti si diano l'esempio, perché una delle emergenze che noi avremo dopo il Covid sarà proprio quella delle malattie croniche non curate, non diagnosticate, e che magari arrivano all'osservazione quando sono già molto gravi. E continuiamo parlando della campagna vaccinale che oggi è partita per i soggetti fragili al Policlinico, all'edificio 15. Questa mattina tanti pazienti affetti da diabete, da malattie croniche o pazienti oncologici hanno avuto la prima dose di vaccino Pfizer o AstraZeneca. La vaccinazione continuerà anche nei prossimi giorni. E chiudiamo il giornale invece parlando del premio Testimonianza 2021. Il premio Testimonianza non si ferma e consegna, anche in questo momento di pandemia, i riconoscimenti ai testimoni della solidarietà e dell'impegno civile. L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, promossa da Pasquale Antonio Riccio, anche quest'anno ha realizzato una rassegna di grandissimo livello. Tanti nomi importanti, come quello di Beatrice Lorenzin, di Paolo Corsini, vice direttore di Rai 2 per il suo impegno a favore di informazione libera e di qualità, di grande valore
valore i riconoscimenti a chi quotidianamente lavora spesso nell'ombra per salvare vite, garantire la sicurezza e favorire l'inclusione sociale, come i due poliziotti Donato Cosenza e Vincenzo Picardi. Ancora un premio a Bianca Iengo per l'importante impegno sociale quale responsabile del progetto Farmacia Solidale Chiesa di Napoli. E ancora nel campo medico Antonio D'Amore, direttore generale della ASL Napoli 2 Nord, e il dottor Giovanni Napolitano, primario del reparto di cardiologia UTIC dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, per il lavoro svolto sempre in parallelo ad un costante impegno sociale durante la pandemia da Covid. Il premio testimonianza è arrivato quest'anno alla quarta edizione e in un momento difficile come quello che stiamo vivendo da ormai un anno era per noi importante ancora una volta lanciare un segnale di speranza, raccontando storie positive di testimoni che quotidianamente danno un esempio concreto per le giovani generazioni e invitano a non perdere la speranza. Ed è per questa ragione che anche quest'anno ci siamo ritrovati, ovviamente con le modalità consentite dalla legge e quelle che ci consentono le restrizioni dovute alla pandemia, per rendere omaggio a valori positivi e a testimoni positivi in grado da farci capire